Il Bari si lascia rimontare nel finale, è 1-1 con la Sampdoria. Le scelte di Pirlo, senza lo squalificato Kasami e fermato per 3 turni, Pirlo lancia Benedetti a centrocampo insieme a Yepes e Giordano. Per il resto nessuna novità rispetto alla gara contro la Reggiana, davanti ci sarà ancora De Luca supportato da Verre ed Esposito. Manca Ricci per squalifica in casa Bari, sulla corsia mancina spazio allora a Frabotta con Matino sulla destra e la collaudata coppia Vicari, Di Cesare al centro. In mediana confermate le scelte già fatte contro il Cosenza, così come in avanti dove Ashik, Nasti e Sibilli compongono il tridente. Nella prima frazione, è Sibilli la principale spina nel fianco che mette in difficoltà a più riprese la difesa blucerchiata, mentre la squadra di Pirlo va vicina alla rete con Benedetti e soprattutto con la punizione di Esposito proprio allo scadere che pizzica la traversa. Dopo un primo tempo equilibrato, bisogna aspettare il 79esimo per vedere il primo gol, che viene confezionato da Menè e firmato da Sibilli in contropiede. I blucerchiati non si perdono d'animo e trovano il pari nel recupero grazie alla deviazione sottoporta di Esposito sull'assist di De Paoli. Il Bari termina la gara in 10 per l'ingenua espulsione di Menè, ma il risultato non cambierà fino al triplice fischio. Blucerchiati e i biancorossi che si spartiscono la posta in palio, salgono così a braccetto a quota 23 punti in classifica.